profondità di forma e di struttura nelle vele, si intende, insomma. Soprattutto nelle vele con carichi molto alti e in cui si può dirigere la struttura in maniera corretta, quindi tendenzialmente le membrane, ecco, dove abbiamo le passate varie e quindi possiamo utilizzare più o meno materiali che vogliamo e direzionare i carichi in maniera molto più semplice. In questi casi, soprattutto per vele da bolina particolarmente magre e, ripeto, soprattutto quando i carichi sono alti, quindi su barche grandi principalmente, una parte almeno della forma è data da il come noi mettiamo la struttura nella vela. Quindi la struttura che è interna, quindi i fili, non devono solo servire a tenere insieme la vela stessa, servono anche proprio per dirigere il carico lì dove serve, per smagrire o ingrassare a seconda le parti che serve di più, no? Certo, dove tra l'altro anche la, diciamo, la qualità del filo può avere un peso, no? Oltre che, sì, la sua direzione e quanto è curvato, no? Esattamente, quindi se abbiamo una parte più con fili più concentrati e più dritti, diciamo, tenderà ovviamente questa parte ad essere molto più piatta rispetto a una zona in cui i fili sono un po' più storti, soprattutto rispetto al carico, e magari con allungamento superiore, o anche solo meno fili, perché se noi distribuiamo lo stesso carico su meno fili, ovviamente questi fili, ben prima di rompersi, cominciano ad allungarsi. Quando questi carichi sono alti, la differenza anche di qualche millimetro, diciamo, di allungamento tra una zona e un'altra fa altro che aggiungere dei millimetri di cucitura, sostanzialmente dei millimetri di forma alla vela stessa, quindi modificando quella che è la forma proprio di disegno della vela stessa. Infatti bisogna praticamente ridisegnare un po' tutte le forme quando, se si pensa di mettere molta struttura, come adesso si pensa di fare sull'inferitura, bisogna ridisegnare un po' tutte le forme, no? C'è una tendenza, questi tanti fili in inferitura tendono ad appiattire gli ingressi di queste vele, che la cosa può essere problematica, no? Infatti, quindi bisogna riuscire a pensare in anticipo a quello che succederà. E ovviamente poi bisogna anche cercare di validare un po' queste ipotesi e facendo, certo, calcoli sostanzialmente, no? Bisogna utilizzare tutti quegli strumenti di simulazione virtuale, diciamo, che si usano e appunto simulare che cosa succede nella verità, quindi come cambia la forma della vela a seconda della modifica della struttura. Diciamo che l'osservazione è determinante quando si tratta di vele, perché comunque i materiali si muovono molto rispetto a quanto succede ad esempio nell'edilizia, voglio dire, i materiali si muovono in maniera marcata, per cui effettivamente hai delle differenze a volte sostanziali tra quello che ti aspetti di vedere e quello che in realtà vedi, per cui bisogna assolutamente fare dei calcoli, poi validarli dal vivo e poi, diciamo, ritornare sui calcoli che hai fatto fino a quando non arrivi, appunto, anche in questo caso, a una convergenza soddisfacente, per cui sai che con quella modifica lì ottieni quel risultato lì, ecco, invece, e non un altro, come spesso ti succede di vedere, no? Infatti. Perché la profondità di una vela, ricordiamo, di una vela da bolina, è sempre molto minore rispetto a quella che chiunque possa pensare, no? Sì, la forma. Ovviamente non diamo numeri, però insomma, comunque, esatto, è molto meno di quel che state pensando, esatto, sicuramente. La forma che si mette di fatto è relativamente poca, per cui il resto della forma è in realtà dato proprio da questi allungamenti. Sì, infatti, diciamo che insomma si misura in decine di millimetri, insomma, sì, qualcosa del genere. Non di più. Va bene, ciao, buona giornata. Ciao.